La sedicenne Martina Colombari vince il titolo di Miss Italia 1991, entrando subito nel cuore degli italiani. Ad incoronarla è l'attore Alain Delon, presidente della giuria. È nata a Riccione il 10 luglio 1975. Martina, nonostante la giovanissima età, si è immediatamente imposta nel mondo della moda, non solo grazie alla sua bellezza, ma anche per lo straordinario impegno profuso, con professionalità e serietà. La Colombari ha cominciato a sfilare con classe ed eleganza sulle passerelle di tutto il mondo per gli stilisti più prestigiosi, come Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli e tanti altri. Oggi è considerata una delle maggiori icone di stile che hanno fatto la storia della moda. Nel suo ventennale percorso nel panorama fashion, ha lavorato con i più importanti fotografi del mondo e le più grandi agenzie di moda. È apparsa in innumerevoli campagne pubblicitarie di abbigliamento, cosmetici e prodotti di lusso. È diventata un'icona della moda e del jet set, spesso in copertina su Vanity Fair, Lampoon e Style, grazie a altre testate specializzate. Ottiene un buon successo anche in TV al fianco di Gerry Scotti nel programma Super e come presentatrice di Gala Gol su Telemonte Carlo. Lavora anche con Sandro Piccinini nella famosa trasmissione sportiva Controcampo. Il suo debutto cinematografico in un ruolo da protagonista avviene nel 2000, recitando in Quello che le ragazze non dicono dei fratelli Vanzina. Fra le sue esperienze da attrice la ricordiamo anche in Abbronzatissimi, I Cesaroni e Un medico in famiglia 3. Si è dedicata anche al teatro recitando nel musical La febbre del sabato sera, andato in scena al Teatro Nazionale di Milano nel 2012 e 2013. In passato ha avuto una storia con Alberto Tomba. In seguito ha incontrato l'amore della sua vita, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, oggi opinionista sportivo, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004. Dalla loro unione è nato Achille.